Buongiorno, siamo qui al Cloud Computing Summit 2013 e abbiamo il piacere di parlare con l'ingegnere Maurizio Tondi, direttore del Business Development EMEA di Italtel. Buongiorno Maurizio. Buongiorno. Il primo tema che volevo sollevare con te è come vedi, come si pongono in questo nuovo contesto delle strategie di servizi, in particolare la strategia di servizi di Italtel nell'ambito del cloud? Noi stiamo lavorando nell'ambito del cloud. Partendo soprattutto da un rifacimento, una reingegnerizzazione dell'infrastruttura. In particolare, siamo partiti nel reengineering di grandi data center. L'abbiamo fatto, sia nel mondo degli operatori, quindi, operatori che volevano già da subito in maniera nativa sfruttare l'opportunità del cloud andando a ricostruire un'infrastruttura di nuova generazione per poi renderla disponibile all'erogazione dei servizi e quindi li abbiamo aiutati in questo senso nel riprogettare o progettare il data center di nuova generazione, definire ovviamente le configurazioni, i carichi di lavoro e portarli alla piena produttività. Questo l'abbiamo fatto sia nel campo degli operatori sia nel campo della pubblica amministrazione, in particolare nell'ambito dell'esercito, dove abbiamo lavorato in modo rilevante proprio per la realizzazione e la migrazione di data center di nuova generazione e poi per la successiva fase di migrazione di alcune applicazioni per l'esercito italiano particolarmente rilevanti. Quindi sostanzialmente un ruolo di consulenti tecnologici e di integratori di sistemi dalla rete ai server, allo storage. Partendo da questo, considerando la catena del valore del cloud, quali sono le aree all'interno delle quali oggi Italtel si focalizza maggiormente? Beh, nel cloud, anche qui abbiamo un duplice approccio, un approccio di system integration, quindi abbiamo realizzato soprattutto progetti che avevano come obiettivo l'orchestrazione sia a livello di rete sia a livello di servizi nell'ambito degli operatori di telecomunicazione per poter consentire in modo elastico il provisioning, quindi il delivery dei servizi audio, video e di contenuto, andando ad impegnare e a rilasciare on demand tutte le risorse di rete relative all'erogazione del servizio, quindi andando ad aggiungere a questa orchestrazione la qualità del servizio, in particolare per quanto riguarda il servizio video e l'erogazione di video ad alta definizione. E contemporaneamente però nel mondo del cloud siamo anche vendor, quindi non solo integratori, ma sfruttando soprattutto la forte evoluzione della rete che ci sarà verso una rete più intelligente, siamo produttori, sfruttando la nostra ricerca e sviluppo di alcune componenti che sono rilevanti per l'evoluzione della rete, per il controllo, per la gestione e soprattutto per l'interlavoro tra reti differenti e proprio per questo sono componenti fondamentali dell'evoluzione del cloud. Questa mattina l'ingegnere Ragose, direttore dell'Agenzia Digitale Italiana, ha insistito molto sull'esigenza di avere una collaborazione da tutti i protagonisti del settore per gli obiettivi ambiziosi che il nostro Paese si propone in questi termini, in quest'area. Lo hai già accennato, ma se potessi espandere sull'attività nel settore del cloud, in particolare di Italtel, per quanto riguarda la pubblica amministrazione e più ampiamente nell'area delle infrastrutture critiche del paese. Certo, la digitalizzazione della pubblica amministrazione, ancor più che l'agenda digitale, che è solo uno di questi strumenti, rappresenta una grande opportunità. In particolare c'è un'area fondamentale che può essere oggetto di una grande azione di efficientamento
efficientamento e di reingegnerizzazione, che è quella rappresentata dalla molteplicità dei data center che ci sono in questo momento nella pubblica amministrazione. Stiamo parlando di numeri che vanno intorno ai 3.800 data center CED complessivamente, oltre 1.000 a livello centrali, con numeri di 27.000 server. Un progetto che vada a reingegnerizzare questi data center, li vada a consolidare e li vada ad ammodernare, è certamente un progetto al quale Italtel può dare contributi rilevanti nella sua progettazione, nella sua realizzazione, ed è soprattutto un progetto che può liberare efficienza, può liberare anche risparmio dei costi, efficientamento anche dal punto di vista del consumo energetico di questi server, e quindi alla fine produrre un servizio più efficace nei confronti delle imprese, nei confronti del cittadino da parte della pubblica amministrazione. Per ultimo volevo trattare il tema della tradizionale eccellenza nell'ambito della ricerca e sviluppo di Italtel. Ecco, in che modo questa si articola oggi in questo periodo di discontinuità tecnologica caratterizzato dal mobile, dai media, dal cloud? Questa è un'area per noi estremamente rilevante e centrale proprio nell'evoluzione della rete. Il mobile, come abbiamo visto anche dall'avvento dell'LTE, del 4G, sta portando a tutti gli effetti l'unificazione del protocollo IP. L'IMS, da un altro lato, nato per il mobile e oggi anche protocollo IP Multimedia System per le reti di nuova generazione fisse, rappresenterà uno standard. Moriranno tutta una serie di protocolli più tradizionali, e questa grande convergenza creerà le condizioni per una rete consapevole dei servizi che trasporta. Noi stiamo particolarmente lavorando nel mondo dell'IMS con prodotti proprietari, che sono il risultato della nostra ricerca e sviluppo, sulla quale investiamo oltre il 20% all'anno sui nostri ricavi, e dove lavorano numerosi progettisti, con l'obiettivo proprio di rendere questa rete intelligente da un lato, e quindi poter trattare con meccanismi di controllo qualità del servizio questi media, e dall'altro per consentire, con un'altra serie di prodotti che trovano il punto principale in un session border controller di nuova generazione, per consentire un efficace interlavoro tra reti differenti, per poter trattare media differenti come la voce ad alta qualità e soprattutto il video ad alta definizione. Grazie allora, Ingegner Tondi, per questo contributo specifico e per il contributo più ampio che ha portato nel corso dell'ultima sessione del nostro Computing Summit. Grazie a lei per l'opportunità.